Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale a un nuovo reading blog. Io sono Sera, oggi è domenica, sono circa le 11, sono qua seduta con la mia bellissima tazzona di caffè, pronta ad una giornata estiva perché finalmente è arrivata l'estate dopo tipo... Quanto ci ha fatto soffrire questo tempo prima di arrivare fino ad oggi? Comunque, oggi non ho grandi cose da fare, non ho niente di particolare da fare, quindi vorrei passare la giornata a leggere. Ho in particolare due libri, tra l'altro di autori italiani entrambi. Uno è L'esercizio di Claudio Petrucci, su cui ho sentito pareri molto positivi, io l'ho preso dalla biblioteca l'altro giorno, che sono andata a restituire un libro e appena l'ho visto l'ho preso, perché a parte che la copertina è veramente stupenda, La nave di Teseo ha fatto un gran lavoro sulla copertina, sia perché appunto ne avevo sentito parlare molto bene, quindi quando l'ho visto lì sullo scaffale delle novità l'ho preso. In realtà non credo sia proprio una novità, adesso vado a guardare, ma dovrebbe essere uscito in realtà qualche anno fa, forse nel 2019. No, nel 2020, ecco, gennaio del 2020, quindi è uscito all'inizio dell'anno scorso. Questo è il suo romanzo d'esordio e parla di relazioni tra giovani, ecco, un po' tormentate. In realtà non ho proprio un'idea ben precisa di che cosa parli. Ho letto solo Giorgio incontra Filippo a una piazza di laurea, lui si innamora della sua fragilità, lei si sente rassicurata dalla normalità di quel ragazzo laureato in lettere che ha dovuto rinunciare al giornalismo per dedicarsi al bar dei genitori. Come molti coetanei, e quindi qua siamo agganciati alla contemporaneità, la loro vita di coppia si scontra con ambizioni negate e costanti problemi economici. Quindi vabbè, io in questo periodo sono in vena di leggere roba così. Ho già letto Chiaroscuro l'altro giorno, che parlava più o meno di una cosa del genere. Comunque millennials che non sanno cosa fare della loro vita. Poi ho letto di recente anche... ho finito di leggere anche questo libro di cui vi parlerò presto, che è Mare aperto di Nelson, che parla anche questo dell'innamorarsi. È un racconto in realtà molto tenero, nonostante sia anche tagliente sotto altri aspetti. E quindi niente, in realtà mi sento molto molto in vena di leggere roba così, di leggere questo tipo di libro. L'altro libro invece che su cui sono indecisa è un candidato al premio Strega di quest'anno ed è Emanuele Trevi con Due vite. Questo è uscito invece sempre l'anno scorso, ha riacquisito popolarità nell'ultimo periodo appunto perché è rientrato nella cinquina del premio Strega. Anche su questo ho sentito pareri super positivi. Questo qua è veramente breve, tra l'altro, cioè sono circa 120 pagine, in cui Emanuele Trevi racconta la vita di due scrittori che sono scomparsi prematuramente, che sono Rocco Carbone e Pia Pera, e racconta anche la profonda amicizia che li lega. Sono veramente curiosa anche di leggere questo qui. Non so ancora quale leggerò tra i due, perché ho appena messo un sondaggio su Instagram, sul mio profilo Storie di Sera, e sto aspettando di vedere i risultati. In questo momento Trevi è in vantaggio, ma veramente di pochissimo, quindi aspetterò un'altra mezz'oretta e poi deciderò cosa leggere durante questo vlog. Anzi, deciderete voi cosa leggerò durante questo reading vlog. Aiutatemi perché sono indecisa. Molto probabilmente finirò a leggere quello scelto su Instagram e poi tipo subito dopo l'altro che non è stato scelto. Ma insomma, pensavo fosse più divertente così. Peraltro oggi grande giorno di festa perché è stata scelta la categoria per luglio dell'American Lit Club, è stato scelto il western. Io felice, perché per chi non lo sapesse, io ho proprio questa ossessione per il western, più per i film che per i libri, ma da quando ho letto Warlock l'anno scorso mi sono presa una sbandata incredibile anche per il western libro. E adesso vorrei leggere tutto, solo che sono tutti grandi mattoni. E tra i libri da scegliere per il secondo sondaggio, per il titolo, ci sono McCarthy con Cavalli Selvaggi, e io ho proprio il mattone con la trilogia della frontiera, questo qua, parliamone, sono tutti e tre i libri della trilogia, e oppure McMurtry invece, con il suo Lonesome Dove, che mi ha regalato Peter al compleanno dell'anno scorso, ancora io non ho letto. Pessima. Molto felice perché secondo me qualsiasi cosa ci scegliamo ci divertiamo un sacco a leggere western insieme, quindi sono proprio contenta. And we have a winner! Leggo Due vite di Emanuele Trevi e mi sa che lo inizio subitissimo e sono molto carica, tra l'altro, curiosa. Anche perché per qualche strana ragione io non leggo praticamente quasi mai narrativa italiana. Non so neanche io perché, non mi sento proprio mai attratta. E invece vado sempre verso l'anglofona,
chissà perché, non lo so, forse perché voglio evadere, voglio andare in nuovi posti e tipo leggere di Italia non mi fa viaggiare come vorrei, ma con questo facciamo un'eccezione in realtà perché mi chiama da un po', da quando ho sentito le prime recensioni, appunto perché parla di amicizia, non lo so, mi ispira moltissimo. Ieri c'era il 2x1 la nostra pizzeria preferita, quindi abbiamo fatto pizza a cena, pizza pure a pranzo, perché praticamente ci hanno portato 3 pizze. Fantastico. Una bella diavola. Esatto. Comunque fascette per i come segnalibri è proprio uno stile di vita, lo possiamo dire. Siamo stati all'Esselunga, momento perfetto per andare all'Esselunga la domenica tra le 2:30 e le 3. Vuoto, cioè c'era il parcheggio praticamente vuoto, bellissimo. Infatti da quando abbiamo scoperto questa cosa fare la spesa è tutta un'altra storia. Ciao amici, riemergo da una sessione intensiva. Sono arrivata a pagina 68, sono praticamente a metà. Molto molto interessante, molto bello. La scrittura di Trevi è molto ricercata, molto nostalgica, raffinata. Ci sono dei termini che mi sono dovuta andarmi a cercare, onestamente, tipo teofania o antifrastico, cose del genere. Però devo dire che è molto molto bello, è proprio un ritratto, tra l'altro narrato in prima persona, io questo me l'ero persa, narrato in prima persona perché anche Trevi era amico dei due scrittori, era una specie di trio, anche se poi vabbè si sono allontanati per tutta una serie di motivi. Io pensavo che si sarebbe più concentrato sull'amicizia tra Rocco Carbone e Pia Pera, invece ci sono tantissimi aneddoti anche che coinvolgono lo scrittore Trevi, e poi si vanno ad analizzare proprio molti lati del loro carattere e Trevi lo fa veramente bene, viene fuori un ritratto molto molto ben fatto e si percepisce proprio che c'è dell'affetto dietro a queste parole, che poi ovviamente non vuole essere una biografia, anche perché, cioè, voglio dire, in 120 pagine come racchiudi la vita di due persone, ma più un, non lo so, un cogliere l'essenziale, un cogliere particolari aspetti del loro carattere, della loro personalità, ma anche della loro poetica e della loro personalità artistica in un certo senso, perché tra l'altro si parla anche di come scrivono, di cosa ricercano nello scrivere, di quali sono le loro caratteristiche appunto anche sotto il profilo del loro essere scrittori, ecco. E poi al di là della scrittura di Trevi, che comunque è molto molto raffinata, cioè non mi viene un altro termine, termine raffinata e anche da altri tempi, se vogliamo. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è proprio come si descrivano queste personalità che sono assolutamente diverse tra loro, quella di Rocco e Pia, però in modo molto puntuale, cogliendo nel segno, tanto che ci sono determinati comportamenti, determinati atteggiamenti, ma anche non solo a livello di esternazione, ma proprio anche come modi di concepire la vita, che in un certo senso non voglio dire che ti ci riconosci, perché sono cose molto particolari, specifiche, quindi non ci si può riconoscersi, ma non ci si può riconoscere, ma nel descrivere forse certe dinamiche sottese all'amicizia sembra quasi di riconoscere qualcuno che forse abbiamo già incontrato. Non so se ha senso questa cosa. Si coglie così tanto nel segno da quasi raggiungere una certa universalità. E questa cosa mi sta piacendo molto, perché piano piano sembra quasi di conoscere anche tu queste persone di cui parla Trevi. E quando si arriva a questo avvicinamento per dei personaggi che io tra l'altro non avevo mai sentito prima, non sapevo nemmeno che fossero scrittori, non credo siano stati particolarmente prolifici, però insomma non li avevo mai sentiti. E dicevo, quando si riesce ad avvicinarsi a dei personaggi che appunto non sono solo descritti sulla carta e con le parole, vuol dire che comunque l'autore ha colpito nel segno, cioè ha raggiunto quello che voleva raggiungere molto probabilmente, ed è molto bello. E poi altra cosa che sto apprezzando moltissimo è che non si scade mai nel sentimentalismo becero,
Però proprio da come scrive Trevite non te l'aspetti un sentimentalismo becero, appunto perché è tutto molto misurato, tutto molto studiato, ogni parola è messa lì, ogni frase è messa lì, cioè si vede che c'è un'enorme cura del testo. Ma non solo non c'è questo sentimentalismo esasperato, ma addirittura ci sono delle parti che mi hanno fatto molto molto sorridere. E onestamente questo non me l'aspettavo. Insomma, è un libro che definirei molto letterario, nel senso che si vede che c'è proprio tanta cura nella confezione, non solo nel contenuto. Poi il contenuto è molto di impatto, però si vede che c'è anche quella cura molto particolareggiata per la forma, tanto che sto anche sottolineando tanto, ci sono dei passaggi proprio belli. Comunque, adesso pausina, non so se mangiare qualcosa, fare merenda, bere qualcosa, non lo so, adesso decido. Magari mi faccio, potrei farmi un frullato, visto che ho preso un sacco di frutta all'Esselunga e vabbè, vediamo. It's a bit sour. Buono. Ah cavolo, ecco cosa mi sono dimenticata di mettere nel frullato, la banana. Ecco perché non è dolcino come sempre, è molto più aspro. Vabbè, buono. Finito. Molto bello, molto, molto toccante devo dire. Cioè si trasuda proprio tutto l'affetto che Trevi aveva per queste due persone. Peraltro io mi aspettavo che sarebbe stato forse maggiormente esplorato il rapporto di amicizia, e invece non è tanto centrato sull'amicizia tra loro, quindi esplorare proprio il loro rapporto di amicizia, quanto su proprio fare un ritratto di queste due persone, che secondo me è riuscito proprio alla perfezione. Però diciamo che le vite dell'uno e dell'altro proseguono un po' su binari paralleli. A parte all'inizio, che ci sono magari degli aneddoti in cui appunto i tre amici sono insieme, poi per il resto ci si concentra proprio sui singoli, quindi sull'una e sull'altra, su Rocco che è tacciato di questa infelicità atavica che poi traspare anche nei suoi libri, e poi invece c'è Pia Pera che è descritta come una adolescente perenne, in un certo senso, anche lei scomparsa giovane nel 2016, una donna che si circonda di persone bizzarre e che non smette mai di sperimentare. Non lo so, penso che Trevi sia proprio stato bravissimo a delineare queste due personalità, vengono fuori proprio in maniera molto chiara, anche perché sono viste appunto con il filtro dell'amicizia, quindi con il filtro di una persona che si vede che gli voleva molto bene. Insomma, Due vite, l'unico candidato al premio strega che ho letto, per me approvato, anche perché come vedete si legge praticamente in una giornata, ma è anche il suo punto di forza. Cioè io sono convinta che se questo libro fosse stato più lungo non avrebbe avuto lo stesso impatto, avrebbe sbrodolato, invece perfetto, 120 pagine che racchiudono praticamente due ritratti riusciti alla perfezione. E poi ve l'ho detto, lo stile di scrittura di Trevi è veramente una chicca, è molto molto raffinato, è proprio, ma poi non lo so, sembra quasi uno scrittore di altri tempi, non sembra uno scrittore contemporaneo, è una prosa molto letteraria, delicata nello stesso tempo, senza mai cadere nell'essere troppo pretenzioso, è proprio studiato, scrive benissimo quest'uomo. Infatti adesso vorrei anche recuperare qualcos'altro. Insomma, penso che senza una scrittura così accurata, essenziale, ma proprio essenziale non nel senso che è scarna, ma nel senso che arriva proprio dritta al punto delle cose, non avrebbe avuto forse lo stesso appiglio e la stessa intensità questo libro. Quindi assolutamente Trevi devo indagare, devo saperne di più, anche perché non è solo il ritratto di queste due persone, di questi due amici, ma Trevi ci mette in mezzo anche delle riflessioni che sono assolutamente accurate e quasi parlano al lettore. Non è assolutamente uno stile di scrittura snob, proprio è accurato, raffinato, ma senza cadere nel pretenzioso, come ho già detto. Insomma, a me questo libro è piaciuto veramente moltissimo e gli darò 4 stelline su 5, ma più tendenti al 4,5 che al 4, perché veramente sono rimasta molto molto colpita. Bene amici, ci ho detto, io adesso vi saluto, vi ringrazio moltissimo per aver
votato per questo libro perché assolutamente è stata una giornata perfetta per leggerlo. Poi ero nel mood giusto, relax, domenica, quindi veramente ottima scelta, avete votato bene. Io vi saluto perché vado a mangiare, si sente già sfrigolare il pollo sulla griglia che ha messo Peter. Grazie per essere stati qui e per aver guardato questo video. Trovate in info box il link affiliato di Amazon se volete acquistare questo libro. Questo video finisce qua, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!